Ecco qua. Devo andare a comprare il salmone, mi ha mandato a comprare il salmone perché Natale senza salmone a tavola non si capisce, perché il salmone a Natale è veramente irrinunciabile, no? Che poi il salmone, le tre cose che non sapete sul salmone, è veramente la star. Infatti adesso vado al supermercato, c'è salmone dappertutto a Natale, salmone, il bancone dello yogurt, via, levano tutti i salmoni, anche alla cassa trovi i salmoni. I mariti che si sono dimenticati qualcosa e li chiama la moglie nella fila e devono risalire la corrente per andare a prendere la cosa. I salmoni sono tutti norvegesi, se ci fate caso hanno dei nomi molto dolci come Perkenlax, KV Nordic, che sembrano due sci da competizione. Si vede che la Norvegia confina con la Svezia, infatti i salmoni hanno questi nomi come i mobili di IKEA. Io una volta ci ho anche trovato due viti, quindi forse confinano troppo. Nei supermercati si possono osservare salmoni di tutte le taglie e le dimensioni. In realtà la dimensione del salmone è sempre la stessa. Quello che cambia è la dimensione del cartone dorato su cui il salmone è adagiato e dal quale è molto difficile staccarlo. Sono un blocco unico, ma ancora più difficile è staccare il blocco salmone-cartone, sfilarlo dall'involucro di plastica in cui è avvolto sottovuoto. Perché uno studio dell'Università del Massachusetts, perché li fanno sempre loro questi studi, ha rivelato che il grasso del salmone è un brevetto della Saratoga, è sigillante. E perché a Natale si uniscono intere famiglie a casa? Perché l'unione fa la forza, serve tutta la famiglia per sfilare il salmone dall'involucro di plastica. Una volta sfilato sarà subito chiaro perché lo vendono sottovuoto. Perché puzza che te ne devi scappare. Perché sempre più italiani passano il Capodanno fuori di casa? Perché a Natale hanno aperto il salmone e non puoi stare in casa. Anche se apri la finestra, entra la puzza del vicino che ha aperto il salmone anche lui. Quindi è solo uno scambio di puzze, non si cambia l'aria. Allora non lo sfili, lo tagli direttamente sul cartone, che è di materiale indistruttibile. E te ne accorgi quando lo devi rimettere nel frigo, perché lui non si piega. Oppure se riesci a piegarlo, rimarrà lì, incastrato in quello scompartimento, comincerà a scolare piano piano. Sul ripiano di sotto, dove c'è sempre l'ananas a fette, che avanza sempre. Perché avanza sempre l'ananas? Perché tu hai mangiato, c'ho qua la lista: crostini, burro e salmone, insalata di mare, insalata russa, i fritti, il cazzo, la pizza fritta, i formaggi con le marmellate, gli spaghetti con le vongole, l'impepata di cozze, la zuppa di pesce, la spigola al forno, i calamaretti, le seppie ripiene, i carciofi, i cannoli, i bignè, i babà, i torroni, i panettoni, i cioccolatini, le noccioline, nocelle, noci, noci brasiliani, pistec, mandarini, il caffè, lo spumante, l'amar, un limoncello, arriva la zia, e mi sono dimenticata l'ananas, mannaggia nel frigo, vabbè mangiamolo, che questo è peccato, dai, che poi questa fa bene, brucia i grassi, brucia i grassi, ce ne vuole un etero per bruciare quello che ho mangiato, vabbè allora la rimetto in tuo frigo, domani vediamo, e la mette lì. Anche se non è sotto il salmone di notte cosa fa? Si anima, non sta lì buono buono, lui comincia a scolare come un pitone e cerca la strada più facile per andare a scolare proprio sulla fetta di ananas che è avanzata, che puzzerà di pesce per tutte le vacanze di Natale. E lei ci proverà il 26. La volete una fetta di ananas? No, grazie, sì, grazie. Allora, per evitare tutto ciò, cosa fai? L'anno dopo compri il salmone già affettato, quello nelle bustine, sempre norvegese, ma è il salmone selvaggio norvegese, più di qualità. È selvaggio, non è pescato dal pescatore, no. È lui che risale da solo la corrente, risale le cascate, sfugge agli attacchi degli orsi, delle aquile, salta sulle cascate, 60 grammi, 30 euro. Perché così tanto? Paghi lo sforzo del salmone. Ciao ragazzi, buon Natale e buon salmone a tutti!